Scusate se vi interrompo, volevo dare il benvenuto a Davide Chio che ci raggiunge sul palco. Un applauso, ciao Davide. E vuole salutare tutti quanti. Passiamo il microfono. Vai Davide. Ciao. Ragazzi, scusate il ritardo. Cioè, praticamente per trovare sta sala Fuji, io sono stato in Giappone nel 2004 e sul Monte Fuji ci sono arrivato subito. Per trovare la sala Fuji a Catania, ma visti qua signori, cioè nel senso, una cosa pazzesca. E questo è un omaggio alla mia infanzia, a una parte della mia infanzia. Bella X, dammi il beat. Vengo dai tempi dell'8-bit, con i giochi in cassettina, colazione con soffi d'avena, sì ma Cristina. Ed era quasi magia come Johnny, quando la scuola non finiva mai come campi di Holly. In quegli anni sfigato più di Pollyanna, visionario più di Heidi senza canna. In aula prendeva prof in giro, con la battuta sempre pronta come Mile Shiro. Se ben ricordo ero di perequeto, ma la facevo sempre franca come Carme San Diego. Ed ero in mezzo ad ogni lite, ispirato dalle tecniche di video. Mi stai disturbando con questo video 24/24. La faccia era sinonimo di scherzo, firmando ogni male fatta come Lupin III. Ho tanta nostalgia degli anni 90, dei cartoni, degli anime, dei fumetti e dei manga. Ho tanta nostalgia degli anni 90, delle tette di Cristina D'Avena che canta. Ho tanta nostalgia degli anni 90, dei cartoni, degli anime, dei fumetti e dei manga.